The following is an EWTN special presentation.
Eccellenze, signori e signori, cari amici della musica e dell'arte sacra, buonasera. Vi do il benvenuto al concerto di chiusura di questo 21esimo Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra. Sabato mattina abbiamo tutti insieme, tutti questi benefattori, quelli che sono venuti dalla Germania e da altri paesi, cominciato con la Santa Messa nella Basilica Papale di San Pietro, sentendo le musiche di Don Lorenzo Perosi. Abbiamo poi continuato con ein deutsches Requiem di Johannes Brahms nella Basilica Papale, San Paolo fuori le mura, e il giorno seguente, nella medesima Basilica, abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 di Anton Bruckner. E ieri, nella Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, i Vespri Universale su testo di Papa Francesco, tratto della preghiera, quello il Papa faceva durante la pandemia su Piazza San Pietro il 27 marzo 2020. Ringrazio vivamente il coro e l'orchestra della Cappella Ludovicea e la venerabile Cappella Musicale Liberiana, e soprattutto ringrazio il maestro Ildebrando Mura. Auguro a tutti noi un momento di grande spiritualità, perché noi non facciamo concerti. Concerti si fa in sale di concerti. Noi facciamo elevazione. Questo è importante. Per questo lo tengo molto, non applaudire durante i pezzi, solo alla fine fare lodare questi famosi artisti. E tanto volevo tutti quanti invitare il prossimo anno al nostro 20esimo Festival Internazionale di Musica Ad Sacra con i Wiener Philharmoniker qui a Roma nel mese di novembre. Grazie a tutti. Samstag haben wir begonnen mit der Heiligen Messe im Petersdom, mit der Musik von Don Lorenzo Perosi. Dann folgte das deutsche Requiem von Johannes Brahms in der päpstlichen Basilika St. Paul vor den Mauern. Und am nächsten Tag in derselben Basilika hörten wir Anton Bruckners Sinfonia Nummer 9. Und gestern Abend waren wir zusammen in der päpstlichen Basilika St. Johann im Lateran und haben dort die Vespri Universale mit Texten von Papst Franziskus aus seinem Gebet, was er am 27. März am Beginn der Pandemie auf dem Petersplatz gesprochen hat. Ich danke dem Chor und dem Orchester der Cappella Ludovicea und der venerablen Cappella Musicale Liberiana herzlich, und vor allem danke ich ganz herzlich dem Maestro Ildebrando Mura. Ich wünsche allen einen Moment großer Spiritualität in dieser wunderschönen päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore und lade Sie alle ein zum 22. Festival Internationale der Musica und Arte Sacra, was im November nächsten Jahres wieder mit den Wiener Philharmonikern stattfinden wird. Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Thank you.
Thank you.
Jesus,
Thank you.
Thank you.
Thank you.